Quando si parla di Resident Evil 4 abbiamo di fronte, oltre ad un rinomato gioco, un grandissimo brand. Penso sia difficile non aver mai sentito parlare di Resident Evil. E nel mondo della VR, quello più significativo è il quarto capitolo. Un capitolo che già nel momento in cui lo avevano mostrato per la prima volta faceva intuire che potesse essere una svolta per quella tipologia di giochi flat già rinomati di qualche generazione fa che i fan hanno giocato e rigiocato e platinato a più non posso. Sebbene ad una prima ricerca sembra che questo titolo sia un must per chi ha il Quest 2, io mi sono addentrato senza nessun tipo di giudizio o pregiudizio. O comunque, ci ho provato. Da dire che sì, ragazzi, questo è stato il mio primo titolo della saga di Resident Evil. Sì, certo, ne ho visti di gameplay, insomma non è che non la conoscessi, però fa da sé che la mia prima visione su Resident Evil 4 era per la maggior parte una vera e propria blind run. Dire che sono in ritardo poi è un eufemismo, quindi non ha senso che ora mi metta a parlare nel dettaglio della storia di un gioco che ha boh, a dirne una, così tante recensioni su YouTube che potrebbero farci altri 5 film di Matrix per quanti cloni ci siano. Quindi oggi andremo a vedere la mia prima esperienza e se è stato fatto un buon adattamento in questa versione per realtà virtuale. La scoperta di Resident Evil 4 è iniziata con lui, Leon. A mani basse uno dei personaggi più conosciuti del mondo videoludico, un protagonista perfetto, molto coraggioso con un senso del dovere fin troppo spiccato. Sì, sia chiaro, è l'americano più stereotipato che ci possa essere. E da me in realtà va benissimo così. Soprattutto per quanto riguarda un titolo VR del genere. Avere un personaggio semplice può essere un'arma vincente. Porto in mezzo anche la storia non essendo troppo complessa. Anche se mi ha fatto molto piacere scoprire la grande attenzione nei dettagli, come nello studio dei parassiti, ed anche una nota di merito per i vari foreshadowing presenti sotto forma di lettere. Il fatto di scoprire per la prima volta un gioco del genere mi ha fatto riprovare il piacere dei giochi arcade. Vi sembrerà banale, ma dovendo essere sempre aggiornato per stare al passo con i tempi, dovuta anche alla continua uscita di giochi, è da molto che non provo videogiochi arcade. Quei giochi che solo dal modo in cui muoiono i nemici capisci che ha un carisma tutto suo. L'ambientazione cambia poi da capitolo a capitolo, e allo stesso tempo resta fedele al titolo stesso. Quando incontri un boss, il più delle volte puoi già farti un'idea di chi ti troverai davanti. Non solo perché stai letteralmente nel castello del principino o perché in quel momento stai inseguendo qualcuno in specifico. Quello che intendo è che essendo immerso letteralmente nel mondo di gioco, vedi anche solo la lunghezza dei corridoi, il posizionamento dei nemici, insomma il game design si adatta molto bene in VR. È bellissimo anche quando senti da lontano i nemici o che a volte ti appaiono da dove meno te lo aspetti, facendoti prendere degli infarti assurdi. Ma ciò che veramente mi ha spaccato in due sono le frasi e il modo in cui le dicono. Sapendo lo spagnolo, sentire dei giapponesi che dicono queste frasi... Te vuoi hacer picadillo? Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil! Invece di mettermi paura, mi fa scoppiare dalle risate. Ovvio che se mi appare dal nulla mi fa comunque prendere uno spavento, e sia chiaro, può parlare anche italiano. Nel caso invece di sentirli che si avvicinano piano piano e che sfoderano il loro più sentito spagnolo, ragazzi, non c'è niente da fare, mi uccide. Sono comunque davvero curioso. Qual è invece il vostro punto di vista? Cioè, a voi vi mette in soggezione? Vi inquieta sentirli parlare? Sono sicuro che se fosse stato in giapponese per dire mi avrebbe fatto sicuramente un altro impatto. Vi metto in prospettiva. Così è come li sento io. Sono giapponese. Ci sarebbe da parlarne per ore, ma senza dubbio la cosa che mi ha colpito di più è passeggiare nei ponti. Vedere volare i corvi, sentire il rumore del vento, vedere il nulla sotto di me. Il tutto infiocchettato ovviamente con l'ambientazione di Resident Evil. Detto questo, non c'è altro modo di continuare a parlare di un videogioco se non parliamo del... Per quanto il sistema di combattimento siano già stati sviluppati egregiamente nella versione flat, viverlo in VR è tutta un'altra cosa. Per esempio, ti vengono messe a disposizione due modalità, in cui puoi accedere agli oggetti come armi e cure. La modalità a scelta rapida e immersiva. La prima ti permette di cambiare più facilmente tra gli oggetti, adatta per chi vuole avere il maggior controllo sul proprio armamento per una maggior immediatezza, potendo cambiare dal coltello alla pistola in pochissimo tempo. Me lo immagino perfetto quando sei incircondato da tanti nemici. Però, come da nome, la seconda modalità, immersiva, ti
ti fa vivere al meglio l'esperienza Resident Evil, dato che dovrai prendere fisicamente le armi, avvicinando la mano sulla spalla per prendere lo spray medico o al petto per le granate. È sicuramente qualcosa di più lento rispetto al primo metodo, ma prendendo l'esempio di prima, quando circondato da molti nemici, ciò che ti salverà sarà la tua prontezza, rendendo una situazione del genere più complicata del solito, molto più significativa. Mi sono ritrovato ad essere ucciso perché non abbastanza veloce a ricaricare o a cambiare l'arma. Questo appunto dà un senso di immersività maggiore, cosa che in un gioco VR è importantissimo. Per quanto riguarda il combattimento, abbiamo all'inizio un coltello ed una pistola, ma più avanti otterrai molte più risorse, come nuove armi, tipo fucili, mitra e perfino dei lanciagranate. Dei lanciagranate. Poi troverai anche varie granate, tra quelle fumogene e quelle accecanti. Queste ultime, non so voi, ma le avrò lanciate bene, sì e no, una volta. Mi accecavo tipo sempre. Che poi, oh, se nessuno vede, nessuno può essere ucciso. Ognuno poi può combattere nel modo che più gli si addice. Io personalmente ho adorato avere la mia pistola e il mio fucile di precisione, avvicinare l'occhio al mirino e devastare i nemici uno dietro l'altro. Nemici che, come giusto che sia, sono dotati di vari punti colpibili. Infatti, sarà molto importante colpire la testa, dove alcuni nemici vedranno fuoriuscire un enorme parassita pronto a tagliuzzarti. Anche se non ci troviamo davanti a dei nemici unici, la verità è sufficiente da farti trovare diverse strategie e metterti comunque alla prova. Ogni area del gioco infatti avrà i propri nemici, il più delle volte ti forzerà a voler cambiare modo di combattere. Con questo arriviamo forse al personaggio più bello di tutto Resident Evil 4, ovvero il mercante. Sarà lui infatti che ti permetterà di vendere, comprare e migliorare le armi. Lui sarà sempre presente. Da una parte è un bene, poco prima di un boss potrai potenziare la tua affidata pistola o aggiungere un mirino al tuo cecchino. Ma il fatto che stia sempre lì, che ti segua ovunque tu vada, ragazzi, non lo so voi, ma a me sembra un po' tetro, è un po' tetro. Tra l'altro no, non l'ho ucciso il nostro caro amico mercante. Ma ricordati però che muore solo in quel punto. Mi fa un po' pensare alla dottoressa Joy, sempre in tutti i centri Pokémon tu entri e bam, te la trovi là. Forse il dubbio più grande tra i fan era l'inventario, che davvero Arcade mi ha provocato non pochi grattacapi. Soprattutto perché, avendo un limite di oggetti che puoi posizionare, numero che poi potrà essere aumentato, ti costringerà necessariamente a fare delle scelte. Se abbandonare, per esempio, e quindi buttare munizioni, armi o oggetti curativi, oppure fare un vero e proprio mini gioco stile Tetris, spostando i vari oggetti per lasciare quel poco spazio e così sperare di poter prendere quella cura così importante. Questa è una cosa che non ho apprezzato moltissimo in realtà, ma comunque ci sta, fa parte del carisma del gioco. Piccola parentesi sui tesori, aiutano sia all'esplorazione, ma avrei preferito che siano obiettivi all'interno del gioco, che ti sbloccano armi o robe simili. Invece servono solo a guadagnare soldi, che come ho detto poco prima ti limita avendo un inventario con degli slot ben precisi. La mia esperienza con Resident Evil 4, l'esperienza che vi ho raccontato oggi, non è composta solo da un gioco solito che si porta dietro anni di esperienza, ma un momento di scoperta, dove ogni tanto riusciva ad immergermi completamente in quel mondo tanto cupo. Per dirla terra terra, mi è piaciuto, anzi mi ci voleva. Per me Resident Evil 4 non è un gioco fatto bene e basta. Per me è speciale, l'esplorazione è breve ma ben congeniata, i personaggi carismatici, i boss così iconici e soprattutto, come già detto, fonte di molte risate. Di recensioni ce ne sono molte e quindi ho deciso di rendere il video il più particolare possibile, per renderlo più personale, per allontanarmi il quanto possibile dal pensiero oggettivo ed eccessivamente critico. Per me è stata un'esperienza, non posso sbilanciarmi così tanto da dire che sia il gioco più bello su Quest 2, ma pochi giochi mi hanno trasmesso tanto. Quindi, se chiedete a me, Resident Evil 4 è un gioco da avere nel vostro MetaQuest 2. Non posso che dirvi di andare a prenderlo subito. Io quindi vi auguro che la vostra esperienza sia tanto significativa come lo è stato per me. Ringrazio come sempre Sagjur, Federico Pizzoni e Luigi Rapullino, che ormai si sono abbonati da vari mesi. Che figata, grazie. Un salutone anche a tutti iscritti, ragazzi, che mi seguite ormai da un sacco, che vedete ogni singolo video e che poi comunque, se tu sei qua per la prima volta, beh, allora spara in quel tasto iscriviti, proprio come fa Leon. E niente, ci becchiamo come sempre qui nella Warzone. Ciao.
in the...